Salve a tutti, ci troviamo all'interno dell'aeroporto di Comiso Pio La Torre, dove tra poco inizierà una conferenza stampa per presentare quelle che sono le ultime che riguardano l'intera comunità, e cioè da lunedì ci saranno i primi voli da e per Comiso con la nuova società Aereo Italia. Dunque buone notizie per quanti appunto risiedono nel territorio, per le aziende e non solo. Vi lascio alla conferenza stampa che è appena iniziata. Benvenuto. Grazie. E che ringraziamo per avere dato concretezza ed aver anticipato una cosa per cui si lavorava da tempo, e che è stato l'arrivo di Aeroitalia anche a Comiso. Sottolineo anche perché era una cosa che era già partita, stavamo già lavorando assieme su Catania, così come lavorano su altri scali. Visto anche quello che è capitato, abbiamo deciso insieme, e di questo mi sono grato, come sono peraltro grato al Presidente della Regione che si è fatto anche parte attiva in questa operazione, per aver anticipato e basato un aereo su Comiso, che è una scelta molto importante anche in termini economici. Basare un aereo su un aeroporto è una scelta strategica fondamentale, una scelta che comporta un investimento che poi spiegherà meglio di me lo stesso dottor Intrieri, e che garantirà comunque una serie di operazioni importanti di collegamento da per Comiso e quindi per questa parte della Sicilia. Comiso per noi resta ovviamente strategico e fondamentale, e quindi questa è la prima di una serie di altre cose che contiamo di attivare, e quindi cedo subito la parola per poi ovviamente far chiudere al nostro Presidente questa presentazione. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Appunto, come ha detto il dottor Torisi, io mi chiamo Gaetano Intrieri, sono l'amministratore delegato di Aeroitalia. Volevo due minuti intanto parlarvi di Aeroitalia. Aeroitalia è una delle tre oramai compagnie rimaste in Italia, insieme a ITA e a Neos. Siamo solo noi e ITA che siamo nel segmento dei voli di linea, perché Neos è un di fatto un'integrazione verticale di un tour operator che è Alpitour, quindi di fatto in Italia al momento la situazione è che negli ultimi 15 anni, anche 20 anni, hanno chiuso circa 20 compagnie aeree. Che cos'è Aeroitalia e perché io ho accettato di fare l'amministratore delegato di Aeroitalia? Aeroitalia è un'idea, un progetto di intanto una persona che per chi come me sta da 30 anni in aviazione è una specie di tycoon dell'aviazione sudamericana. L'Italia nasce dall'idea di Mr. German Efromovich, che appunto è un signore sudamericano, ex proprietario di Avianca, che è la compagnia di bandiera della Colombia, una grande compagnia aerea, che da tempo voleva investire in Italia. Aveva anche quattro anni fa, quando era al Ministero, lui aveva fatto un'offerta per rilevare all'Italia, aveva offerto $1,5 miliardi di dollari per rilevare all'Italia. Poi l'allora governo decise di darla alle Ferrovie e a Delta, che in realtà non entrarono mai, e la fine, l'epilogo, insomma, penso che sia noto a tutti. Quindi io conosco questa persona insieme a Mr. Bourgade, che è un banchiere francese, che è il presidente di Aeroitalia da molto tempo, e quindi ho creduto in questo loro progetto e ho accettato di essere l'amministratore legale e di gestire questa aerolinea. Ci tengo a dire che in Italia negli ultimi, lasciatemi dire, 15-20 anni sono nate e anche morte, ahimè, diverse aerolinee. Io da studioso insegno all'Università La Sapienza, quindi sono uno studioso prima di tutto del settore. Spesso tutto questo si è verificato perché degli imprenditori che nulla avevano a che fare con questo modello di business, che è molto complesso e complicato, credetemi, si sono cimentati senza avere magari la preparazione per affrontare le difficoltà di questo modello di business. Ecco, Aeroitalia ha un board, di cui io sono l'unico italiano,
che tutti insieme abbiamo circa 160 anni come dire, di esperienza in questo modello di business. Per cui, diciamo, questa è una caratteristica nuova per l'Italia. Se sarà vincente o no, ce lo dirà il tempo. Abbiamo chiuso il primo anno col segno più, quindi vuol dire che siamo partiti bene, ma in aviazione partire bene può voler dire tanto e voler dire niente, perché, come dicevo, è un modello di business così complicato che a cadere ci vuol davvero poco. Detto ciò, mi sembra giusto dire due parole su Air Italia. Detto ciò, perché oggi siamo qui? Come giustamente ha detto il dottor Torrisi, stavamo già parlando con Catania di eventuali operazioni a Comiso. Catania per noi, nel nostro business plan, è un aeroporto fondamentale. È l'aeroporto che io ritengo, da studioso, il migliore aeroporto del sud Italia e il terzo in Italia. Non c'è un aeroporto come Catania, assolutamente, nel sud Italia. E proprio per questo Catania eravamo già appunto in discussione, ci aveva già chiesto di vedere anche la possibilità di fare delle operazioni a Comiso. Non era con questa velocità, come ha detto il dottor Torrisi, che avevamo impostato le cose, però, come diciamo, quello che è successo in questo periodo, da studioso appunto, quindi non da amministratore delegato di una competitor, ma da studioso di questo modello di business, mi ha fatto molto indispettire da italiano, perché per mia natura non sopporto l'arroganza e devo dire che i signori irlandesi trattano oramai questo paese in una maniera assolutamente non più ricevibile. Lo dico da studioso del loro business, lo dico anche da, spesso nelle analisi che ho fatto anche per giornali importanti in questi anni, ho sempre esaltato la loro capacità di gestire gli aeroplani. Saper gestire gli aeroplani, ripeto, è una cosa difficile, ma essere poi arroganti a tal punto da non voler solo vincere ma stravincere, penso che non sia una bella cosa. In realtà noi siamo un paese, dal punto di vista del trasporto aereo, a sovranità limitata, perché abbiamo un soggetto, e bisogna dirlo, che ha un potere dentro questo paese che non ha mai avuto neanche la vecchia Alitalia dei tempi belli. Cioè, neanche Alitalia, prima della deregulation, ha avuto un potere di poter dettare regole come fa Ryanair all'interno di questo paese. E noi abbiamo deciso di venire a Comiso accelerando, mettendo un aereo, perché abbiamo visto finalmente qualcuno in questo paese che con un coraggio incredibile ha detto: adesso basta. La partita che sta giocando Catania non è una partita di Catania, è una partita nazionale che, per chi come me vive di aviazione da 30 anni, è una partita che Catania deve vincere, perché se Catania vince questa partita vincerà l'Italia, potete credermi, vincerà l'Italia, perché allora vedrete che altri aeroporti cominceranno anche loro a dire: non possiamo sottostare a queste continue pressioni di richieste di soldi, 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 soldi. Perché questa è la verità di questo paese. Questo è il paese che ha mandato a casa 9.000 dipendenti di Alitalia, ha fatto crescere Ryanair e adesso noi contribuenti manteniamo 9.000 persone in cassa integrazione, 9.000 meno 200, visto che 200 cassi integrati dalle varie compagnie le ha assorbite Air Italia. Bene. Proprio perché è stato dato a un unico soggetto un potere immenso. Chiunque come me ha studiato economia sa che avere un soggetto con questo potere all'interno di un mercato che dovrebbe essere deregolamentato, prima negli Stati Uniti e poi in Europa, nell'aviazione mondiale è arrivata la cosiddetta deregulation,
è un fatto gravissimo che c'è solo in questo paese. Se anche Aeritalia avesse il 60% del mercato in Italia o in Sicilia o ovunque vogliate, sarebbe un problema. E questo è il punto. Allora, la verità è che noi abbiamo deciso di anticipare con tutti i rischi, sapendo che è un'operazione non programmata. Per esempio, come voglio dire, noi metteremo da ottobre, o l'abbiamo fatto su Palermo, lo faremo da Catania, dei voli su Roma. Stiamo già lavorando da tempo a questi voli, come prepararli, come creare il network su questi voli. Comiso è stata un'operazione velocissima, sapendo anche che probabilmente i primi tempi avremo un load factor molto basso, perché un'operazione del genere devi preparare. Noi Catania-Bergamo l'abbiamo preparata e vi posso garantire, e il dottore qui è presente, che malgrado c'è Ryanair 3 volte al giorno e noi una volta al giorno, noi abbiamo già l'aereo ben pieno di passeggeri. Quindi non è vero che se c'è Ryanair le altre compagnie non possono volare. Se voli con i costi giusti e con criterio, c'è spazio anche per altri. E tante migliaia di bergamaschi e di catanesi, pur avendo 3 volte al giorno Ryanair, stanno scegliendo il nostro volo da Bergamo a Catania. Quindi il vero motivo per cui io oggi sono qua e per cui Aeritalia ha deciso di affrontare con grande rischio un'operazione decisa in pochi giorni è esattamente perché personalmente, come consiglio di amministrazione, vogliamo stare vicino a Catania in questa incredibile situazione dove l'arroganza, la tracotanza di qualcuno sta veramente mortificando non Catania, ripeto, ma l'intero paese, perché questo è il trattamento che questi signori stanno facendo a un paese. Perché se fai un trattamento del genere al più importante aeroporto del sud Italia, tu stai non rispettando e stai umiliando tutto il paese, e loro stanno facendo questo, perché questo paese negli ultimi 15 anni ha dato a loro la possibilità di trattarci in questo modo. Ecco, non ho nient'altro da dire. Vogliamo presentare la... Sì, allora sì, c'è uno solo. Andrea. Prego Andrea, presenta anche tu. Questo è il nostro direttore marketing, dottor Nastasi. Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti, sono Andrea Nastasi, mi occupo del marketing della comunicazione di Aeritalia. Vi ho preparato qualche slide per presentarvi quello che, come ha già illustrato abbondantemente il nostro amministratore delegato, andremo ad operare nei prossimi giorni, già da lunedì prossimo. Il profilo della società è stato già ampiamente descritto. La nostra flotta è composta da 5 aeromobili Boeing 737-800 da 189 posti, più altri aeromobili che stanno per entrare in flotta nel corso dell'anno. Abbiamo aperto... Boeing 737-700 anche in flotta, è un Boeing 737-800 in più. Diciamo che è un po' lo stesso sistema, per farci capire, di Ryanair con Malta Air, con Wizz, questo è lo stesso sistema. Quindi in realtà noi già oggi operiamo con 7 aeroplani, sta per arrivare in flotta, entrare in questa settimana l'8° aeroplano, e il 9° è previsto per il mese di giugno. Ma 7 su tutti gli scali o 7 soltanto? No, la nostra flotta tra la Sardegna e la Sicilia. Gli aeroplani sono dislocati tra Bergamo, la Sardegna e adesso la Sicilia. Palermo e Comiso ci saranno 2 aeroplani in base. Questi aeroplani sono 7, non sono gli stessi, girano chiaramente perché a Roma si incrociano. Abbiamo deciso di partire con 737-700 da 148 posti
a Comiso, se ci sarà la capacità, se noi speriamo che implementeremo con 800 da 189 posti, che fra l'altro se conoscete bene perché è lo stesso identica che noi userei. E questo è basato su Comiso, cioè Ministero, linea a Comiso. Questo da 180 primo volo parte un aereo, un aereo della flotta in questo momento sarà 700, ma un aereo della flotta è dedicato, che è più vero vuota, è dedicato alle operazioni di aereo, dorme a Comiso, la notte dorme. Abbiamo fatto questo perché pensavamo che mettere in Roma alle 7 del mattino e quindi dare la possibilità a chi vuole andare a Roma di arrivare a Roma alle 8 e quindi poter passare la giornata a Roma sia un vantaggio. Abbiamo visto che prima avevate dei collegamenti con Roma, secondo me visto poche dei voi alle 10 di sera verso Roma, abbiamo pensato che il volo sarà sempre alle 7 del mattino o alle 7 di sera. Se siamo assolutamente disponibili a incrementare a due frequenze al giorno in Roma, vediamo come va il mercato e la situazione, c'è lo spazio per mettere anche mattino sera a Roma e quindi dare la possibilità ai passeggeri di quest'area di poter andare a Roma la mattina e tornare la sera. Presumo che oggi lo potete fare solo con Catania, voglio dire queste cose. Quindi questo è il nostro network da Comiso sostanzialmente, voliamo su Roma Fiumicino, su Bologna Forlì e su Milano Bergamo. Queste sono le frequenze in uscita da Comiso alle 7.15 e alle 18.50, 7.15 lunedì e mercoledì, 18.50 il martedì, giovedì e venerdì. Poi la domenica c'è una lieve variazione oraria di 10 minuti, quindi 18.40. Qui abbiamo invece la rotta Milano-Bergamo, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, in uscita alle 7 del mattino, quindi un orario particolarmente comodo per raggiungere Bergamo, e il Bologna-Forlì, idem, sempre alle 7 del mattino, il martedì, giovedì e sabato. Connettiamo inoltre attraverso Roma Alghero e Bucarest. E anche Bacau. Bacau sì. Da ottobre sarà connessa anche a Olbia, perché noi siamo tutti vincitori della mobilità territoriale sulla Sardegna, sull'Olbia non abbiamo l'intenzione europea, quindi in estate non riusciamo a dare la coincidenza perché il nostro aereo che va ovvia parte da Roma e quindi non riusciamo ad agganciare la coincidenza, ma dal mese di ottobre che cambieremo, cioè con Voltea di Tantellum, Comiso sarà connessa anche a Olbia via Roma. Quindi volevo anche dire che su Bergamo c'è anche il volo in coincidenza, quindi oltre ai voli diretti, cioè via Roma c'è il volo in coincidenza Comiso-Bergamo, nel senso che parte da Comiso alle 7:15 del mattino e alle 10:10 a Bergamo, anche con volo in coincidenza. Questo è il nostro intero network invece, connettiamo diverse città italiane, in verde, le linee verdi sono indicate tutte le città che mettiamo in collegamento, mentre con le linee tratteggiate in giallo potete vedere quelle in connessione diretta via Roma. Queste sono le tre nostre classi tariffarie, la Basic, la Classic e la Biz, con tre livelli di prodotto differenti, dal più semplice, l'intermedio e quello Biz, Business, che è dedicato ad un pubblico che invece viaggia per necessità di lavoro. Siamo chiaramente vicini anche agli agenti di viaggio, in quanto siamo raggiungibili attraverso ovviamente il nostro sito, nonché i sistemi GDS via FlixFlight con il codice che vi indico. Attraverso la
la nostra piattaforma che si trova sul sito, ci si può iscrivere da agente di viaggio e si possono fare tutta una serie di operazioni in completa autonomia. Grazie per l'attenzione. Per le domande che siamo a disposizione. Mi associo ai ringraziamenti dell'amministratore delegato nei riguardi del dottore Intrieri, dell'amministratore delegato di Aeroitalia, intanto per essere venuto qui e per averci illustrato in modo molto chiaro quelle che sono le prospettive e i programmi di Aeroitalia principalmente verso la Sicilia. Lo ringrazio anche per la tempestività con cui avete operato, vi siete messi immediatamente a disposizione accelerando quelli che erano i vostri obiettivi, considerato che Comiso versava in una situazione molto ma molto difficile. E noi siamo stati sensibili a quelle che sono state le sollecitazioni del territorio, in primis il sindaco Maria Rita Schembari e tutto il territorio, che ha avvertito una grave difficoltà a cui noi abbiamo voluto dare seguito, e il Presidente della Regione si è impegnato in prima persona per risolvere questo problema. Quindi c'è stata molta forza di volontà e penso che l'obiettivo si raggiungerà subito. Mi è molto piaciuto quello che lei ha detto, dottore, che qui si scardinerà in Italia un sistema che purtroppo ci vede soccombere in molte situazioni. Quindi bisogna non accettare supinamente scelte che sono anche in certi casi dissennate, perché rovinano, danneggiano oltremodo i territori. È quello che stava accadendo a Comiso. Quindi io penso che oggi Comiso possa avere una boccata di ossigeno, perché la situazione verrà ripristinata. Spero che anzi possa nel tempo migliorare sempre più, perché il territorio che abbraccia Comiso è un territorio dal punto di vista commerciale sicuramente in Sicilia si distingue. Quindi se non ci sono i servizi adeguati, di che cosa stiamo parlando? Quindi con questo io dico che vi ringrazio ad Maiora, alla vostra compagnia e alla città di Comiso, che potrà finalmente cominciare a intraprendere un percorso di crescita maggiore. Grazie a tutti. Ci sono domande? Posso chiedervi solo un minuto di organizzazione per presentarvi col nome della testata, così? Allora, io sono Valentina Frasca, video pubblicazione, ho una domanda sia per l'amministratore delegato. Basse. Siccome siete subentrati in un periodo in cui è scoppiato il caos, caro voli, Ryanair, il presidente Schifani che ha parlato di cartello, quindi insomma le tariffe non sono tutto sommato così basse. Io ho visto che dovevo pagare 210 euro per viaggiare ad agosto, tenere i prezzi bassi in bassa stagione è semplice. Noi abbiamo detto anche ieri a Palermo questo, che non supereremo su Palermo Roma, va bene, al netto delle tasse, la tariffa di 150 euro. Non supereremo vuol dire che nei momenti di alta stagione, la Comiso-Bergamo, così come la Catania-Bergamo, è un volo di 2 ore, cioè è il doppio in ore rispetto a Roma. Ora, io ho anche detto ieri questo, i prezzi, l'aeroplano non è un bus, non ha i costi di un bus, non è un treno, non ha i costi di un treno. Anche lì, purtroppo questo paese oggi, dopo 15 anni, è bombardato
da una visione dei prezzi low cost. Fra l'altro, chi ha inventato la low cost, che non è stato Ryanair, ma è stata Southwest. Ryanair è una copia europea di una compagnia americana chiamata Southwest. Per low cost non intendeva biglietti bassi, intendeva costi bassi, costi della compagnia bassi. Poi è stato mal interpretato in col senso di low fare. Ora, se lei pensa che una compagnia può volare a 50-60 euro vendendo i biglietti su un volo di 2 ore, non è possibile, io lo posso garantire. Allora, come si fa a volare a 50-60 euro? Lo dico subito. O io metto ad agosto, oggi, tariffe a 40-50 euro, aspettando quelli che poi arrivano dopo e chargiandoli a 400 euro, e quindi devo fare media, perché questo vale per me. Il nostro aereo costa esattamente come l'aereo di Ryanair. Mi creda, io conosco bene i numeri di Ryanair. Noi come CASC, che è l'acronimo con cui in aviazione si definisce il costo per sedile per chilometro, siamo molto vicini e allineati, e forse questo è il loro problema verso di noi. ITA o Alitalia, per esempio, un'ora di volo di ITA costa il 40% più di noi o di Ryanair. Okay? Ecco perché loro non temono quel segmento e non temono ITA. Quindi le posso garantire che se lei pagherà 30 euro, 40 euro un volo via Bergamo, se la compagnia vuole essere profittevole, come Ryanair, che è una compagnia profittevole, ci sarà qualcuno che pagherà per un altro posto su quel volo quello che non ha pagato lei, perché altrimenti succede che la compagnia perde, e Ryanair quando perde chiude i voli. Ryanair quando perde cancella, perché lasciamo stare il fatto contingente. Sì, però dottore, questa è stata nella politica di Ryanair, vuol dire un po' una politica vincente. Assolutamente. E chi è? Volete non è che c'è. Poi Finalmente un miso. Voglio dire, ma guardi che io, se lei va a leggere, io ho scritto molto di aviazione su vari giornali, se lei va a leggere, io sono un estimatore di Ryanair per certe cose. Cioè, il problema non è questo, il problema è che se la signora mi chiede perché non metti la tariffa, a parte che noi come entry level nei primi voli abbiamo messo tariffe molto più basse, siamo a 29, a 39 euro, anche a giugno, sì. Ma sia ad agosto, le ripeto, dove notoriamente in aviazione è il mese dove gli aerei sono più affollati di persone, oggi metto, dico al revenue management, ma non le faccio, noi abbiamo un team di persone che fa le tariffe, no? Come tutte le... Vabbè, quello vuol dire che poi, le ripeto, io ieri sera ho provato a vedere quanto io oggi posso spendere per tornare a Roma. Io sono di Roma, per tornare a Roma. Se avessi fatto il biglietto ieri da Palermo, va bene, sa quanto era il prezzo minimo? 185 euro. Cioè, se lei oggi vuole andare da Palermo a Roma prenotando ieri sera, il prezzo minimo è 185 euro. Ok, lei prima parlava di te, perché Roma non supererà mai le 150 euro, invece quello che io ho dato come indicazione al revenue management è di non superare mai, mai i 200 euro. No, perché lei vede le tasse, lei vede anche le tasse. Le tasse non sono né mie, purtroppo lei le paga, ma le tasse vanno in parte agli aeroporti e in parte allo Stato. Una cosa corretta che in questo paese, e devo dire che l'ha detta anche Ryanair questo, i 6,5 euro che noi paghiamo di addizionale comunale, in questo paese sono un problema, perché non è che i soldi del biglietto che lei paga vanno tutti alla compagnia aerea, noi dobbiamo riconoscere una parte agli aeroporti che a sua volta devono riconoscere una parte allo Stato. Quindi che... al netto delle tasse 150 e 200? Sì, sì. Sì. No, beh, così come, ascolti, noi abbiamo lo stesso sistema di vendita di Ryanair, perché è bene sfatare un po' di miti. Se io voglio, metto quel sistema, va bene, a lavorare in modo tale che le metto le tariffe a civetta, poi però quando lei arriva alla fine mi ha dato comunque 120-130 euro. Si chiama Naviter, guardi, è identico.
è identico, cioè il nostro sistema di vendita è identico, quindi quello che possono fare loro come tariffe lo possiamo fare anche noi. Il tema è che non mi piace, almeno questa è la nostra filosofia, prendere in giro la gente, perché se poi le faccio pagare 80 euro, 70 euro tra vari il bagaglio, il posto, eccetera, allora noi le facciamo pure queste cose, le mettiamo pure nelle ancillari, il posto, eccetera, va bene? Però lo faccio in modo che tu puoi scegliere, comunque voli anche se non ti compri niente di nessun ancillari. E come si setta il sistema? Mi rendo conto che oramai è così radicato nella testa di milioni di italiani che con Ryanair si vola spendendo poco, che sarà molto difficile che io riesca a far cambiare idea a chi non è addentro, a chi non sa come si regola una tariffa. Ma evidentemente se Ryanair è una compagnia profittevole, e lo è, vuol dire che non è possibile che tutti pagano 20-30 euro, perché le posso garantire che se lei riempie un 737-800 con passeggeri che pagano tutti 20-30 euro, che fra l'altro vorrebbe dire che se lei toglie le tasse aeroportuali, vuol dire che lei sta volando, quando Ryanair mette un volo a 20 euro, no, Catania costa 22 euro, non Catania l'aeroporto, perché poi non è che questi soldi li viene tutti Catania. Catania li deve ridistribuire allo Stato, al Comune, alla tassa del Comune, poi c'è la tassa regionale, cioè. Quindi vuol dire che loro stanno volando addirittura pagando loro la sua parte di biglietto, perché questo è, allora dov'è il trucco? Ve lo dico io dov'è il trucco, che alcuni aeroporti hanno pagato loro e sono semifalliti, che in Italia ci sono stati aeroporti che sono falliti. Altri, oppure vuol dire che quello che stanno regalando a lei lo pagherò io che domani, che oggi voglio andare da Roma a Palermo e devo pagare 180 euro, perché con quei 180 euro compenso quello che non ha pagato lei. Allora ti rispondo dicendo che oggi, allora, premesso non voglio sfuggire alla risposta, mi piacerebbe molto parlare di Aeroitalia, perché si è parlato troppo di Ryanair in una conferenza stampa nella quale noi vogliamo dare il benvenuto all'Aeroitalia. Sì, virgola. Aspetta, però metto la virgola e vado al però. Chiarisco subito, noi non abbiamo nessun problema con Ryanair. Nelle interlocuzioni e negli agreement commerciali, come in tutte le relazioni, da quelle familiari a quelle lavorative, ci sono dei momenti di tensione. E certamente non sfugge a nessuno che Ryanair sia un partner altamente incazzoso, dico, questa è la storia dell'aviazione civile europea a dimostrarlo, in relazione alla propria forza. Non sposerò linee in cui si parla di violenza, estorsione, si è parlato pure di questo, arroganza o altro, semplicemente non ci si è trovati su una cosa che, chiarisco una volta per tutte anche qua, è falsa. Non c'è alcun accordo firmato che noi non abbiamo, che abbiamo disatteso, nella maniera più assoluta. Ci sono state fatte delle richieste per noi assolutamente irricevibili, perché vanno contro quella che per noi italiani sono le normative, che probabilmente, anzi certamente, non sono uguali a quelle irlandesi, e che vanno anche contro quello che deve essere il buon senso di un amministratore di una società, di qualsiasi tipo essa sia, ma a maggior ragione se è una società che vive grazie ai propri proventi, ma che comunque vede come soci enti pubblici, andando oltre qualsiasi ragionevole possibilità di contributo, perché poi di questo si parla e non solo di questo. Perché il tema non è soltanto legato a questi marketing support, come dicono quelli bene, che sarebbero le marchette che si danno poi agli operatori, alle compagniere per arrivare, ma è legato anche ad altro, quindi a problemi di legislazione e tante altre cose, che non vi racconterò mai per un solo problema, che è il rispetto che si deve ai dati aziendali, perché queste sono ancora interlocuzioni in corso. Io mi auguro che Ryanair
possa tornare a volare sul Comiso. E certamente non ho nulla da dire su Catania, perché Ryanair, vi posso solo dire che il nostro primo cliente fa più di 4 milioni di passeggeri e spero bene che continui a fare quello che sta facendo su Catania, cioè riempire completamente i propri aerei e certamente guadagnare molto denaro e farlo anche guadagnare a tutti quei soggetti che grazie ai propri aerei possono viaggiare comodamente, low cost o non low cost, per le proprie destinazioni e far arrivare tanta gente in Sicilia. Quindi io mi auguro che ci sia sicuramente, come dire, che è stato l'amministratore Wilson, ha detto che in questo momento ci sono, mi pare abbia fatto un'intervista anche abbastanza aperta ovviamente su Catania, è il nostro primo operatore, mi auguro che ci siano, ma vi ripeto, stiamo lavorando su altro, così vado al secondo pezzo della risposta, non solo dando una risposta immediata su Comiso, perché poi qualcuno pensa, dobbiamo essere chiari, e lo voglio fare qua, perché la conferenza stampa più comodamente avrei potuto farla in azienda dall'altra parte, e invece voglio essere a Comiso con il nostro presidente, perché una volta per tutte ce lo si dica, cioè il motivo per il quale il dottor Endrieri aveva già scelto di volare su Catania e poi su Comiso è semplicemente perché Catania è più appetibile, cioè è bene che ve lo mettiate in testa, non è che è un problema di simpatia, di antipatia. L'aeroporto di Comiso è aperto perché la SAC e nessun altro si è fatto carico di volerlo tenere aperto, perché per noi è strategico questo benedetto aeroporto. Importantissimo, mi pare ci siamo detto ben prima di questo casino. Dopodiché, se qualcuno è convinto che ci siano file interminabili di soggetti che vogliono venire su Comiso, dimenticatevelo, perché è una bugia. La gente viene, come in tutti i piccoli aeroporti, e ti prego, dimmi se sto dicendo sciocchezze, oppure facciamo finta di darci del lei perché siamo davanti agli altri, che non è vero, la gente per venire su Comiso, come su tutti gli altri piccoli aeroporti, vuole soldi, molti soldi. Alcune volte, quando il manico costa più della zappa, diventa impossibile. Quindi è questo il tema, è assolutamente questo. Ciò non di meno, ci sono altri soggetti che vorranno venire su Comiso, perché sono già partner a Catania, per i quali si è detto che per noi è veramente strategico. Aggiungo che in termini di traffico stiamo crescendo enormemente, quindi questo non solo è il nostro scalo alternato, che è la solita storia stupida di quando c'è un problema stromboliano, cioè vulcanico, e poi puntualmente il comandante della compagnia, perché lui solo può decidere, nessun altro, anziché farli atterrare su Comiso facendomi incazzare come una biscia, li manda a Palermo. Io divento pazzo, ma purtroppo non faccio il pilota e quindi succede pure questo. Ma non dipende da noi, così smontiamo anche quest'altra cosa. Come mai atterrano su Comiso? Prego. Io lo so perché mi succede. Perché sono stronzi? No, perché a Palermo fanno un'assistenza quando l'aereo atterra, che qui non avrebbero. Il fatto, parlo anche in termini tecnici, il fatto che noi baseremo un aereo qui, vedrete che diminuiranno anche questi dirottamenti su Palermo. Perché? Perché basare un aereo vuol dire che noi qui dovremo mettere la manutenzione, quindi chi atterra l'aeroporto sarà segnalato come avente la manutenzione daily, per cui i comandanti lo sapranno e sono convinto che molti sceglieranno Comiso se non altro per consumare meno carburante visto la vicinanza. E questo è un problema tecnico, il comandante, anche i nostri comandanti oggi sanno che l'alternato di Catania per motivi tecnici è Palermo. Ma per motivi tecnici, perché se non c'è la base di manutenzione, e questo è il motivo vero, quindi non è colpa di Catania se quelli decidono. No, no, a volte capita, a volte no, ma ripeto, è successo pure, vi dico a proposito di quello che dice il dottor Entrieri, che con alcune compagnie ci si sia ritrovati con una strada più facile, perché al contrario, proprio per problemi di rottamento a causa di ceneri vulcaniche, sono arrivati sul Comiso. Hanno apprezzato invece i servizi che ci sono su Comiso, che poi sono la stessa ragione per la quale fra le altre hanno scelto di viaggiare e volare da Comiso, e quindi sarà stato più facile. Ma lo dico con chiarezza, a fronte di grandi sacrifici economici che la SAC ha non solo il dovere ma la voglia di fare, perché non è soltanto un problema di dovere. Poi se qualcuno nel territorio è convinto che così sia scritto sulle tavole di Mosè a prescindere dai costi, io vi dico di no, perché comunque siamo un'azienda, l'azienda come primo obiettivo è quello di stare in piedi, di essere in equilibrio economico-finanziario. Quindi per concludere, voglio dire, entro l'estate potrebbe esserci qualche altra compagnia che volerà sul Comiso? Io mi auguro assolutamente di sì, e comunque già prima dell'estate comunicheremo altro. Cioè,
Io devo confessarle che non bevo birra, non sono irlandese e posso dare le risposte dal mio punto di vista, per cui non so risponderle per conto di Ryanair. Un attimo. Però mi faccia rispondere una domanda, io le rispondo. Allo stato attuale senz'altro sì, non abbiamo nessunissimo conflitto né problemi con Ryanair. Ryanair è e rimane nostro partner. Quando, visto che la sua domanda è legata al fatto che ancora non abbiano caricato alcuni voli, quando li caricheranno lo vedrete pure voi. Io escludo che Ryanair abbia interesse, noi certamente non ne abbiamo perché lasci Catania. Sì, però Ryanair è arrivata prima a Comiso e dopo a Catania, mi corregga se sbaglio, e adesso è andata a finire che a distanza. Che vuol dire arrivata prima? Ryanair quando è arrivata a Catania non era già su Comiso. Aveva fatto dei voli su Comiso, sì. Perfetto, quindi è arrivata in un secondo momento su Catania, adesso è andata a finire che Comiso, che Ryanair a Comiso era vitale, non c'è più. Invece su Catania, che comunque ci sono altre 200 compagnie, Ryanair rimane, quindi un po'... Chiedo scusa, che vuol dire? Non ho capito la domanda. Non lo so, mi è una considerazione o una domanda? È una considerazione. Ah, e allora le lascio la considerazione. E qual è? Me la espliciti. Cioè, è come se ci fosse dietro un'operazione praticamente per prendersi e tenersi Ryanair. Ma di operazione di chi? Vostra, voi siete la soggetta. Ma se abbiamo detto, ma lei ha ascoltato disponibilità. Io le sto facendo una domanda, infatti. Vabbè. Noi abbiamo già risposto, mi sembra una cosa. Quindi non c'è l'interesse su Comiso, rimane sempre altissimo. Mi conferma questo? Io glielo confermo, e siccome spero qualcuno ci abbia registrato, l'avevo già detto 3 volte e glielo ribadisco. Il territorio non lo vede questo interesse, non sono io che non lo vede il territorio. Il territorio, devo dire, avrebbe e dovrebbe vedere anche un altro interesse che è pari, mi chiedo al dottor Intrieri che è più esperto di me, rispetto ad altri territori che non meritano meno considerazione o stima. Io a questo territorio sono molto legato, anche per questioni familiari. Sono venuto con un'altra giacca, come presidente di Federalberghi, a fare degli incontri con i colleghi e con gli amministratori locali, che hanno tutti quanti avuto un approccio, non tutti, a onor del vero, che in catanese dice futti e chianci. Traduco, e mi scuso per la volgarità. Qual è il contributo che il territorio dà rispetto al fatto che abbia la pretesa che si diano un sacco di soldi alle compagnie aeree? Ve lo dico per l'esperienza che c'è, che potrà essere smentita, è mettere i mani in tasca. Io ho detto da albergatore ai colleghi che erano disponibili, prendiamo un pezzo dell'imposta di soggiorno, che è una tassa che non paga l'albergatore, che paga il turista. Ho detto pure ai sindaci, non vi tocco la tassa di soggiorno che avete già in bilancio, così il vostro saldo rimane zero. Vi dico in maniera assolutamente impopolare, per farmi prendere a pernacchie dai miei colleghi che poi lo farebbero, aumentiamola di 50 centesimi. Questi 50 centesimi siano destinati a fare marketing support per le compagnie che vengono a Comiso, non certo a Catania. Questo aiuterebbe probabilmente questi soggetti, vari, da Aeroitalia, sto dicendo a tutti quelli che siano, per venire sul territorio. La risposta è assolutamente no, perché è dovuto. Io le domando, glielo faccio io domanda, come mai su Trapani tutti i nostri colleghi, tutti gli operatori, piuttosto che su tutto il resto d'Italia e d'Europa, hanno a proposito sensibilità al territorio, l'idea che non tutto sia dovuto e non c'è sempre Pantalone che paga per tutto? Aggiungo, Ryanair a Catania fa 4 milioni e mezzo di passeggeri, non è che l'interesse è di Catania, è di Ryanair, perché Catania, con buona pace... Li farebbe anche senza Ryanair. No, è senz'altro reciproco, ma non è il problema di Comiso, ne abbiamo il complesso del topolino che fa paura all'elefante. Questa è una visione di una vecchia SAC. Per noi Comiso è strategico, ma sappiamo cos'è. Non è che possiamo andarci a raccontare che noi Comiso è come se avessimo preso Linate. No, non è in questi termini. Comiso è un aeroporto per noi strategico, lo sarà quando la politica la smetterà, tutta la politica, salvo fortunatamente un presidente che oggi ci aiuta. Quindi sto parlando di un soggetto istituzionale che ci aiuta e che ci dovrà aiutare facendo casino a Roma perché si faccia la Catania-Ragusa, perché a voi piace come a me quando vengo a Comiso, perché conosco la strada e non mi perdo, mi piace vedere gli altipiani ragusani, andare da Magazzè piuttosto che da Bubalus, mi compro le mozzarelle, mi guardo ogni tanto gli altipiani con la nebbia, ma la gente si perde pure per le strade, cioè l'intermodalità qua non esiste. Cosa vi fa pensare che tutta la gente d'Europa voglia andare a Comiso? Chi ve lo fa pensare? Quale arroganza? E vi parla uno che aveva la nonna comisana, chiaro? Possiamo dare la parola agli altri colleghi che sono in terra? Sì, grazie. Sì. Sapere a che punto siamo sulla, qui
doveva essere questione più o meno di una ventina di giorni la predisposizione di una, delle nuove procedure per il bando, e se si potranno dividere i due segmenti previsti. Allora, chiarisco subito che purtroppo, e sottolineo purtroppo, non è un tema che ci riguarda direttamente, perché noi saremo sia come territorio, quindi come aeroporto di Comiso, sia come insomma, gestore terzi a questa cosa, perché questa procedura è in capo allo Stato e quindi è alla Regione, per cui dipende dalla Regione e dipende dall'ENAC col governo. Noi siamo terzi. Il dottor Intieri lo conosce bene perché ha partecipato e vinto la continuità territoriale che non dipende dallo scalo, per cui noi abbiamo sollecitato questa cosa, ho partecipato a una riunione e lo stesso ha fatto la Presidente Candura, a una riunione col Presidente della Regione e con l'Assessore Ramo, l'Assessore Aricò, che ha spinto di fronte a noi anche sul Direttore Generale del Ministero dei Trasporti, e so per certo che il Presidente dell'ENAC in prima persona è attentissimo perché la cosa sia fatta velocemente. Se permetti, volevo aggiungere che mentre io venivo qui mi hanno telefonato dall'assessorato alle infrastrutture della Regione per vedere se avevamo mandato una documentazione che già noi abbiamo mandato come SAC al Ministero, quindi loro sollecitavano diciamo questo, quindi c'è tutto l'interesse a fare in tempi brevi, ad agire velocemente per chiedere quanto è stato concordato, quindi nessuno sta in questa circostanza perdendo tempo, né la SAC né la Regione. No, la SAC non c'entra niente. No, però, noi dovevamo dare dei dati. No, però chiarisco, perché poi non voglio neanche sfuggire alla risposta ultima, non è una cosa di 20 giorni, era la predisposizione del bando una cosa di 20 giorni. Poi i bandi si fanno e quindi ovviamente porteranno via mesi. Cioè io qua, come dire, mi sento, non solo sono a casa, ma mi sento anche a casa con questo territorio, quindi desidero essere chiaro, perché noi non vendiamo fumo, dobbiamo essere concreti. Dobbiamo essere. Però dico, si deve fare il bando, quindi da che lo si fa questo benetto bando passeranno mesi per via dell'assegnazione. E si era detto che almeno 6 mesi ci vorranno. Il Ministero, voglio dire, più, non solo la società di gestione non c'entra niente, ma per legge non deve c'entrare niente. Cioè teoricamente io che rappresento una compagnia aerea con il rappresentante della società di gestione del bando non dovremmo nemmeno parlare. Nei mesi precedenti la continuità territoriale che abbiamo vinto in Sardegna non ho mai parlato una volta con i rappresentanti della società di gestione né di Olbia né di Alghero, che lì fra l'altro sono uguali perché è la stessa società di gestione di fatto, perché la società di gestione deve rimanere fuori dalla faccenda del bando, non può in nessun modo influire né sul risultato del bando né sul bando stesso, è proprio una legge di Stato. Altre domande? Guardi, noi abbiamo un vantaggio di avere il modello 700 che sicuramente ci aiuta, perché è un aereo meno costoso dell'800, che ha una capacità minore perché c'è un 148 posti, l'aereo è identico, cambiano solo che uno è un po' più corto. Quindi quello sicuramente ci aiuta. Noi contiamo di arrivare velocemente a una capacità, a un load factor medio del 60-65%. Se arriviamo a quello intensificheremo le rotte, cioè con quello metteremo certamente, raddoppieremo Roma e metteremo Pisa. Pisa è sicuramente, noi siamo già in contatto con la società di gestione di Pisa, che è Toscana Aeroporti, per mettere eventualmente anche il Comiso Pisa. Le analisi sul traffico su Comiso ci dicono che la Comiso Bologna era una tratta abbastanza. Sì. Allora, noi abbiamo degli accordi con l'aeroporto di Forlì, dove voliamo già da un anno e mezzo, ed è per quello che immediatamente abbiamo, ripeto, è stato fatto tutto anche molto in fretta, vista la situazione,
però stiamo anche valutando di sostituire due volte alla settimana, quindi martedì e giovedì, di andare diretti a Bologna e non a Forlì. Stiamo valutando, lo comunicheremo penso nelle prossime ore. Dottore Torrisi, poi ho concluso, anticipava certamente tra le righe un player nuovo su Comiso che c'è a Catania, se tanto di da tanto possiamo dire che questo player ne parla e che anticiperà anche qualche volta nella Summer, possa essere un vettore dell'est, senza citare il nome. Dipende da quale parte del mondo lei è, da dove va. Io parto da Roma. Possiamo dire che sarà un grande operatore, sì. O anche più di uno. Sì. E quindi siccome probabilmente non sarà solo uno, potrebbe essere, essere a Occidente e sarà anche a Oriente, sì. E poi mi piacerebbe raccontare una cosa pregandovi. So che raccomandare il segreto dei giornalisti è raccomandare la pecora al lupo, però ve la racconto. Non lo diciamo questo. No, lo so bene, anche in streaming, salutiamo, non ci sono problemi. Però desidero che si faccia chiarezza anche su un'altra cosa, perché mi ha fatto riflettere la passione della sua collega. E la spiego così, qualcuno di voi, perché ci tengo che sia chiaro, pensa, la voce del territorio, la voce del territorio, questo territorio, il dottor Di Bernardo dentro l'orecchio, il territorio. E perché come me siamo... No, come lei, grazie a Dio, no. Però... Anche esteticamente siete un po'. No, no, no. Cioè, non so se era una cosa pro o no, no, nessuna battuta. Però ci tengo a chiedere una cosa, su Comiso. No, direttore, mi ascolti su queste cose perché le interessa e non poco. Qualcuno pensa forse che Catania paghi o dia incentivi a Ryanair per venire su Catania e non su Comiso? Mi rispondo da solo, ma non siate pazzi. Noi avevamo discusso un contratto con Ryanair per il quale si incentivava il traffico di Comiso e una piccola parte del traffico di Catania solo al mantenimento dei voli su Comiso. Lo ripeto perché non essere subordinando gli incentivi dall'una e dall'altra parte, in piccola parte a Catania, solo nella misura in cui avessero volato su Comiso. Il fatto che sia saltato Comiso ha determinato quindi il fatto che Ryanair su Catania, lo stato attuale, come ha detto Wilson, non io perché non l'avrei detto per riservatezza, ma se lo dice l'uno a questo punto lo sapete, non ci sia contratto, quindi non ci siano incentivi. Sono stato chiaro? E loro comunque, Catania è un aeroporto su cui hanno un interesse che abbia spiegato. Quindi sono parte in causa, non posso raccontare, l'oste lo racconta bene il proprio vino, non posso parlarne io, ma è un fatto. Quindi non solo non c'è alcuna voglia, come dire, di fregare i 300.000-400.000 passeggeri, visto che se ne fanno 4 milioni e mezzo, tanto perché si diceva size does matter, cioè dimensioni contano, è un fatto. Ma tra l'altro, proprio per non perdere questi passeggeri, che per noi sono importanti anche perché abbiamo una coscienza imprenditoriale, perché questo faccio nella mia vita, che comunque so cosa significhino anche sul territorio, che cosa determini in termini di ricaduta. E poi spiace, e non è in alcun modo polemico, dire che comunque tutto questo è anche figlio non solo di un atteggiamento che c'è stato a livello nazionale, ma anche a livello regionale, perché tutta quella politica che oggi fa chiasso è chiasso, vorrei capire dove fosse quando nella passata legislatura ha riempito di denaro aeroporti regionali che hanno dato una marea di soldi, legittimamente o meno non sta a me a dirlo, ma qualcuno alla Corte dei Conti la pensa diversamente, per volare su un aeroporto che oggi vede, e sottolineo legittimamente, prendere i propri voli da Comiso e andare a Trapani. No, lo dico io, dico dispiace, a me dispiace, ma quello non è una critica che faccio a Ombra, che è un amico, una persona brava, perché si prende quello che può con un contratto e coi soldi che gli sono stati dati da una legge, quindi non da questo governo, ma da una legge, perché leggi non le fa un governo, leggi le fa un Parlamento. Dico, è chiaro che fate così. Poi, se vi posso dire in termini di sensibilità, avrei preferito non vedere festeggiare Trapani che si prende i voli a Comiso, ma quello non è polemica, è un problema di sensibilità personale, perché questa è un'operazione, queste operazioni, non quelle di Trapani, non sono neanche a saldo zero in termini di passeggeri, sono in saldo negativo, perché sono passeggeri che si prendono una parte e si portano dall'altra pagandoli di più, tra l'altro, di quanto non si prendessero forse dall'altra parte,
e siccome nel frattempo saltano i voli e si fanno dopo e si dovranno riempire, non sono neanche a saldo zero. Se dico sciocchezze, certo, ti prego di correggermi, ma è un fatto. Quindi io spero di avervi risposto in maniera chiara. C'è altro che antipatia o volere. Ma io volevo solo aggiungere una cosa. La cosa che veramente non sto parlando con il mio ruolo di amministratore, sto parlando veramente da studioso di questo business, ecco, da professore universitario. Ma scusate, ma voi pensate davvero che una qualsiasi compagnia aerea al mondo, qualsiasi, possa davvero avere i suoi passeggeri? Cioè, qui stiamo arrivando al fatto che c'è un soggetto che ha lavorato benissimo, che ha convinto parte degli italiani che i passeggeri sono i suoi. Cioè, siamo veramente da studioso, io dico che siamo a un livello oramai che ha oltrepassato qualsiasi livello razionale. Cioè, fatemi capire, uno di Comiso pur di prendere Ryanair va a Trapani e si prende l'aereo per fare Trapani-Roma. No, ma perché... ma guardate, il messaggio che passa è questo. Cioè, ma non solo in Sicilia, anche negli altri aeroporti regionali. Cioè, guardate, è veramente una cosa tutta italiana. Io sono stato 5 anni... strategic advisor in Air France, ma perché Ryanair a Charles de Gaulle o a Bercy non ha mai atterrato e l'hanno mandata, come io amo dire, presso i canneti di Bouvet ad atterrare a 150 km da Parigi? Però c'è un fatto, che Air France esiste e vive e vegeta dal lavoro a 40.000 persone. Noi in questo paese non siamo stati in grado nemmeno di mantenere una compagnia aerea nazionale che dava lavoro a 10.000 persone. Il nostro responsabile marketing è stato 25 anni in Alitalia, poi si è trovato un bel giorno che gli hanno detto: tu devi andare in cassa integrazione, è un super professionista, credetemi. Questo sono le conseguenze. E quando a me Patuanelli mi stalkerava per andare in Alitalia, io ho detto no. Sapete perché ho detto no? Perché se non cambiava il sistema, se non mi davano la possibilità di competere come me la dà una compagnia privata in termini di costi, sarebbe stata un'operazione sicuramente in perdita. Il tema è che l'aviazione non si fa a costo zero. Cioè, quando lei giustamente dice e fa bene, va a vedere le tariffe eccetera, bene, io mi piacerebbe che lei riflettesse su una cosa. Perché lei oggi deve vedere un volo ad agosto che costa 40 euro e poi quello che prenota 7 giorni prima deve pagare 450 euro? È tutto lì il discorso. Cioè, voi avete avuto dei voli, ma anche la Sardegna, delle low cost a 600-700 euro. L'altro giorno un Catania-Roma di Ryanair costava 384 euro. Per me mettere 50 minuti di volo a 384 euro, per me è un qualche cosa di oltraggioso, e ve lo dico da studioso dei costi. Cioè, è veramente oltraggioso far pagare una persona 384 euro per 50 minuti di volo. Quindi io questo mito della low cost non c'è più, perché low cost niente, questo è un oligopolio dove c'è un soggetto che vuole cacciare tutti gli altri soggetti al mercato per poi costringere i passeggeri come voi, che sono affetti dall'insularità, a pagare 400 euro per andare a Roma. Ma uguale lo hanno fatto con i passeggeri sardi. I sardi si sono protetti con la continuità territoriale. Ed ecco che a Olbia Ryanair non ci ha mai messo piede e ad Alghero, sulla Milano e su Roma, non entrano, perché c'è la continuità territoriale. Con dei prezzi calmierati, ma anche con la continuità territoriale, le rispondo. Comunque, per andare da Linate a Olbia, sempre 82-83 euro costa, voglio dire, perché altrimenti la compagnia non sta in piedi. Finisco dicendo, noi siamo qua pronti a investire e lo stiamo facendo, soprattutto in una situazione così, per noi è un investimento di qualche milione di euro questo, sì, ma se poi io non riesco a portare il risultato, i miei azionisti, il consiglio di amministrazione mi dice: oh, ma che stai facendo?
Oh, che se, tutto bello, è un problema tuo italiano, tra l'altro io non ne ho manco un italiano in consiglio. C'è un problema tuo, tutti italiani. Io gli ho spiegato il perché di questa operazione, come l'ho intesa. Però è chiaro che noi che siamo compagnie profit, non no profit, dobbiamo stare in piedi, io posso fare tutti i più bei discorsi, poi devo riempire l'aereo, perché se non lo riempio, che sia Comiso, che sia Catania, che sia Milano, devo cancellare i voli. È vero, però attenzione a un passaggio. È vero, però dovete fare attenzione a un passaggio, perché ripeto, non siete tecnici, ma è importante che voi riportiate bene anche dentro di voi le informazioni. Il dottor Intrevi ha fatto un ragionamento su una cosa che si chiama revenue management, che è una cosa attuale da una decina d'anni, che prende dal lead management, insomma, da quando avevo tutti i capelli scuri ed ero ragazzino all'università. Significa che le tariffe sono dinamiche, quindi non è sono dinamiche per questo. Se io riempio, sapete perché mi viene facile? Perché il posto, quello che lui con quell'acronimo che abbia raccontato, il posto, il sedile, è esattamente quello che succede agli alberghi per la stanza d'albergo, cioè un prodotto che scade nello stesso tempo in cui o passa la notte o in cui decolla l'aereo. Questo significa che non vale tanto quello che è il riempimento soltanto all'aereo, ma a quale prezzo medio hai venduto il posto. Cioè se io riempio tutto l'aereo a 50 euro, o ne riempio tre quarti a 300 euro, capite da soli, che non è la stessa cosa. Quindi vi prego, non vi fate ingannare dal fattore o dal load factor, che è il fattore di riempimento, ma anche da quello che performa per la compagnia. Perché altrimenti le low cost, tutte le low cost, non farebbero scelte di cancellare voli senza incentivi. Cioè se io guadagno, tanto per essere chiari, non è che vado via a prescindere dall'incentivo. Magari non faccio un volo se non riesco a essere ben incentivato, perché comunque devo aggiungere al load factor moltiplicato il prezzo medio anche quell'incentivo che fa sì che comunque io vada a compensare le tasse aeroportuali, perché molte compagnie, cos'è l'incentivo, su cos'è? È sulla neutralizzazione dei costi. La neutralizzazione dei costi significa andare a non pagare per intero le tasse aeroportuali. Io ricordo a tutti, anzi ricordo, vi spiego, le tasse aeroportuali servono al gestore aeroportuale per essere ricompensato in una cosa che si chiama contabilità regolatoria rispetto agli investimenti che si fanno. Investo, salgono le tasse, che non definisco io gestore aeroportuale, definisce lo Stato attraverso un meccanismo in cui c'è un algoritmo che mi dice esattamente quanto salgono le tasse in funzione degli investimenti. Se io rinunzio completamente a prendere tasse aeroportuali e quindi non vengo rimborsato agli investimenti, gli investimenti poi nei nostri aeroporti chi li fa? Quindi è un meccanismo complesso che però col quale lavoriamo e che dovete avere in considerazione, perché non tutto è come appare. Cioè il fatto che un aereo sia pieno e magari ho dovuto riempirlo a 20 euro non è il caso di Comiso, chiarisco. No, ma non mi dica così, perché lei non lo sa. No, io non ho mai parlato di 20 euro per partire da Comiso. No, ma dico non sono certamente le tariffe a cui, per esempio, lo stesso volo da Bergamo, lo dico con chiarezza e lo dico con il dottor Intrevi davanti, non è lo stesso prezzo a cui vende da Bologna piuttosto che da Catania o piuttosto che altre cose, perché comunque inevitabilmente il load factor sarà identico, la marginalità no, e siccome non sono dei benefattori, questi vogliono guadagnare, questi che... certo, è così, ma ci mancherebbe, e non solo, è il mio, cioè quelli che hanno messo milioni di euro dentro l'Italia vorrebbero guadagnare, mi auguro, cioè, che guadagnino, perché se non funzionano se ne vanno. Voglio aggiungere solo una cosa per terminare, guardate, perché avete fatto domande interessanti, veramente. Allora, vi dico cosa ha prodotto in 20 secondi quello che si è verificato in Italia. Allora, lo Stato Italia, che quindi siamo tutti noi che paghiamo le tasse, giusto, ha dato negli ultimi 10 anni, 12 anni, 3 miliardi a Ryanair di contribuzione. La vicenda all'Italia, e questo vi parlo da ex componente della struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti, all'Italia è costata a noi contribuenti italiani dal 2008 a oggi, 11 miliardi di euro. Sono, quindi la somma fa 14 miliardi. 14 miliardi di euro è più che una manovra finanziaria dello Stato, come potete immaginare. Adesso, tutto questo, va bene, ripeto, l'Italia, una parte d'Italia, un aeroporto di questo paese, per fortuna un aeroporto importante,
perché vi dico una cosa, il fatto che questo aeroporto sia agganciato all'aeroporto più importante del sud Italia, secondo me, da DEC, è un grande vantaggio per questo aeroporto, non c'è dubbio che è un grande vantaggio. Io stesso, e qui vi parlo da amministratore, è evidente che per me, per la mia compagnia, volare a Comiso vuol dire consolidare i rapporti con Catania, cioè non ve lo nascondo, l'idea nostra è nei prossimi 2 anni di basare 4 aerei a Catania, cioè perché Catania ha milioni di passeggeri. Secondo me non conosce l'aviazione, è una dinamica completamente diversa. È chiaro che io so che facendo operazioni su Comiso il mio rapporto con Catania migliora, perché Catania ha tutto l'interesse di spingere anche Comiso, e non è come pensate voi. Sapete perché ha tutto l'interesse? Perché il fatto che loro controllino Comiso, va bene, vuol dire che loro intanto devono farlo in qualche modo crescere, e secondo lo devono tenere agganciato a Catania, e questa è la vostra fortuna, è veramente la vostra fortuna, vi prego, credetemi, è davvero la vostra fortuna, parlando in maniera empirica e accademica, è la vostra fortuna. Vabbè, allora che cosa succede? Succede che, vi ho detto, 14 miliardi è costato tutto questo, per poi mettere in testa agli italiani, a una parte gli italiani, perché fortunatamente ci sono pure gli italiani che su quel vettore non ci salgono proprio, non ci sono mai saliti, non ci vogliono salire, per posizione presa. Okay, lo stiamo vedendo da Catania a Bergamo, perché se noi su Catania abbiamo fatto già 25.000 passeggeri da Catania, vuol dire che ci sono state 25.000 persone che hanno detto noi vogliamo volare con la compagnia aerea italiana. Ma la compagnia aerea italiana, la ricchezza, cioè io Aeritalia paga i contributi in Italia, sugli utili che ha fatto ha pagato le tasse in Italia e tratta i propri dipendenti col contratto nazionale di lavoro italiano. Anche noi potremmo fare una società satellite a Malta e fare delle operazioni, non è che sono solo loro intelligenti, mi spiego, però questo vuol dire che nella bilancia dei pagamenti dello Stato è totalmente un'operazione col segno meno, cioè i 3 miliardi che sono stati dati a Ryanair cubano come 40 dati ad Alitalia. E sapete perché? Perché gli 11 che sono stati dati ad Alitalia, gran parte di questi, il 90%, sono rimasti nell'economia italiana, sono serviti per pagare la cassa integrazione a italiani che spendono in Italia e che quindi fanno girare l'economia d'Italia. I 3 miliardi dati a Ryanair sono andati nelle casse di una società irlandese che paga le tasse in Irlanda e che non produce alcun reddito nell'economia italiana. Quindi quando il signor O'Leary viene a raccontare che lui investe 1,5 miliardi, 2,5 miliardi, 3 miliardi, ci vorrebbe che qualche giornalista si alzasse, a cominciare dai giornalisti del Corriere di Repubblica, e gli direbbero guarda che stai dicendo cazzate, perché sta dicendo cazzate, perché lui i soldi li ha fatti e se li è portati in Irlanda, in Italia non ha lasciato niente se non dipendenti sottopagati, passeggeri sotto l'acqua, perché bisogna dirlo, passeggeri sotto l'acqua, dipendenti sottopagati e società satellite che assumono gente a Malta e li fanno lavorare in Italia. E lo potrei fare anch'io, chiaro? Ecco, così finalmente qualcuno in Italia comincia a dire come cazzo sono le cose nell'aviazione di questo paese. No, io lo conosco bene, stia tranquilla, lei non ha idea quanto lo conosco. Grazie. Bene. Dunque, la conferenza stampa, come potete vedere, si è appena conclusa. Cercheremo adesso di parlare con l'amministratore di Aeroitalia. Scusi se la interrompo, siamo in diretta. Le volevo chiedere, durante la conferenza lei ha parlato di tutti i problemi che vi siete comunque sobbarcati entrando a Comiso, ma quali sono le vostre stime? Ma noi stimiamo di raggiungere velocemente un load factor che ci consente di mantenere l'equilibrio economico. Speriamo di farcela. È chiaro che è stata un'operazione strutturata in maniera veloce e quindi rischiosa, come tutte le operazioni strutturate in maniera veloce, ma se il pubblico, i passeggeri di quest'area comprenderanno il nostro sforzo e ci aiuteranno, io penso che può venire fuori una bella operazione.
Come può vedere sono tante le perplessità che ancora si percepiscono e respirano. Lei pensa che già dalla prossima settimana però troveranno, insomma, secondo quello che ho sentito io, i fatti rispetto ai dubbi? Ma i fatti sono che noi inizieremo le operazioni la prossima settimana. Le vendite stanno cominciando a salire e speriamo che tutto funzioni. Va bene, grazie. Prego. Adesso parliamo anche con la Presidente della SAC. Presidente, scusi, siamo in diretta. Siamo in diretta su Canale 74. Le volevo chiedere, lei durante la conferenza stampa ha visto con positività, quello di oggi è un momento importante perché insomma si avvia adesso la stagione turistica, insomma tutto promette bene. Per... Siamo riusciti a dimostrare che nessuno può ricattarci e che le soluzioni vanno cercate e per fortuna l'abbiamo trovata in tempi rapidi. Quindi per noi Comiso non è un peso ma è parte integrante della SAC a cui abbiamo il dovere di dare risposte in tempi adeguati. E allora le chiedo, i ragusani possono tranquillizzarsi? Perché insomma qui c'è stato un acceso dibattito, lei lo saprà meglio di me. Sì, c'è stato un dibattito molto acceso ma mi sembra che noi siamo intervenuti adeguatamente e posso rassicurare il territorio che ormai la macchina è in moto, quindi il traguardo si raggiungerà. Grazie mille. Prego. Dunque lo avete sentito, abbiamo appena ascoltato l'amministratore, il presidente della SAC, scusate, ed anche l'amministratore di Aero Italia. Una lunga conferenza in cui sono stati presentati, sarà presentato quello che sarà comunque per adesso, nei prossimi mesi, anzi o meglio a partire già da lunedì, quello che è appunto il futuro del Pio La Torre, che sembrava essere diciamo in crisi, in dubbio, e invece da lunedì già si comincerà a partire. Per il resto si vedrà insomma nelle prossime settimane quali saranno i risultati. Vi lascio adesso alle interviste, grazie per averci seguito. Poi facciamo il punto, quali sono le ultime per l'aeroporto di Comiso? Ma da lunedì si ritorna a volare con questa nuova compagnia che ha dimostrato già di essere una compagnia affidabile con un 97% di puntualità per quanto riguarda la continuità che fanno per la Sardegna. Questa nuova compagnia terrà l'aereo basato su Comiso, quindi sarà possibile partire già dalle 7 di mattina col primo volo e farà 6 volte la settimana su Roma, 4 volte la settimana su Bergamo e 3 volte la settimana su Bologna-Forlì. Inoltre è possibile andare in prosecuzione per tratte per la Sardegna, quindi con stop su Roma e poi proseguire per la Sardegna, come proseguire per Bergamo e come proseguire per delle rotte estere che sono la Romania, Bacau e Bucarest. Questo è solo l'inizio, ci auguriamo che la caccia mentaria della provincia di Ragusa ritorni a volare con forza anche da questo aeroporto. Quindi mi pare di capire, i collegamenti ci sono, ma si parla di costi alti, lei a riguardo può chiarire? Assolutamente no, ora ci sarà il delegato della compagnia che chiarirà meglio, però diciamo i costi che con cui stanno vendendo sono costi competitivi. Io non ho visto questi prezzi alti perché 39,90 per andare a Roma non lo considero un prezzo alto, così come quello che ho visto io intorno ai 70 euro per andare a Bergamo non mi sembra un prezzo alto. E per questo faccio un invoco al territorio per dire stiamo attenti a non dare delle fake news e farci del male noi stessi, prima utilizziamo la compagnia, vediamo con quali prezzi fanno e poi casomai critichiamo, ma avere dei preconcetti mi sembra assurdo in un territorio che deve aiutare l'aeroporto di Comiso. È tutto pronto quindi per Comiso, la stagione turistica, tutto ok? Lunedì inaugureremo questo nuovo collegamento con Roma, che avrà frequenza, come immagino già sappiate, con 3 voli giornalieri, con l'obiettivo di collegare il resto del network della compagnia Comiso, dunque poter servire quest'area anche con destinazioni che sono quelle sarde, dove operiamo in continuità territoriale con gli scali di Olbia e di Alghero, la Romania, dove voliamo su Bacau e Bucarest e Milano-Bergamo. È solo un punto d'inizio questo? Assolutamente sì, la compagnia è giovane, abbiamo recentemente compiuto un anno, è fatta da persone che hanno grande esperienza in questo settore. In un momento difficile per l'aviazione commerciale in Italia ci sono spazi importanti e cerchiamo di fare del nostro meglio per servire i passeggeri nel modo migliore possibile. Vi aspettate grandi numeri qui a Comiso? Ci aspettiamo numeri importanti durante l'estate,
sapete meglio di me che qui ci sono una serie di strutture turistiche che sono in grado di attrarre numeri importanti, diciamo anche che c'è una logistica che rende non particolarmente confortevole l'uso di altri scali, per cui sì, ci aspettiamo che il volo abbia un buon successo. C'è il piacere di presentare più che una rotta una nuova compagnia che ha deciso di investire su questo scalo che per noi è fondamentale e strategico. Quindi per questo abbiamo ringraziato e continueremo a farlo in Trieste e la sua azienda. Speriamo che possano aggiungere voli e trovare piena soddisfazione in quelle che sono le rotte che si avviano da Comiso. A queste nel breve futuro mi auguro se ne aggiungeranno altre con altre compagnie e sperando che ci siano altri segnali importanti su questo territorio. Tre rotte, purtroppo ne sono venute meno sei dall'abbandono di Ryanair, speriamo di avere novità positive sia da Aero Italia che da altre compagnie che la società di gestione ha detto immediatamente di aver contattato. È chiaro ormai a tutti, anche dalla lettera aperta dell'amministratore unico delegato di Aero Italia che ho avuto modo di leggere approfonditamente, che quanto io sospettavo e dicevo, cioè che l'eccessivo monopolio dato a una sola compagnia non va bene a nessun aeroporto, soprattutto agli aeroporti minori, è ormai acclarato per tutti e quindi ci dobbiamo muovere verso l'apertura massima a quante più compagnie vogliano scoprire questo aeroscalo e in particolare la Sicilia sudorientale.